termine la prima semifinale per il primo posto tra Parma e Porcellini, finisce 8-4 per il Parma, parte subito dai Porcellini. Pietro, partita difficilissima, Parma gioca benissimo, lo sapevamo già, voi siete venuti comunque un pochino rimaneggiati rispetto al solito, mancava Christian che secondo me in coppia con te avanti può fare... può fare molto di più, però comunque la squadra si è comportata abbastanza bene, forse in fase difensiva avete sofferto un pochino troppo. Sì, sì, innanzitutto complimenti alla squadra perché erano davvero organizzati, messi bene in campo. Loro dell'organizzazione fanno il loro punto forte. Sì, niente da dire, sono stati più bravi di noi e vanno bene. Assolutamente, però c'è un po' di rammarico, sì, perché sì, si poteva fare un pochino, sì, sì, almeno un pochino meglio, anche sotto porta, qualche volta siete stati un po' troppo leziosi, è vero che il portiere avversario è molto bravo, ma qualcosina in più forse lo potevate fare. Sì, sì, pensiamo al prossimo torneo e cerchiamo di essere più concentrati. Compatti e concentrati. Ti ringrazio, alla prossima ti faccio salutare gli avversari. Siamo invece al Parma, ragazzi, è un traguardo importantissimo perché vi giocate questa finale, primo posto, dopo un periodo di grossa difficoltà, tutti fermi, insomma. È una bella soddisfazione, credo. Sì, sicuramente è una grande soddisfazione, pure perché... giochiamo da tanto tempo insieme e quindi è sempre bello arrivare fino in fondo. Stasera ci è mancato quel grand'uomo di Tirno, il nostro insomma regista, il nostro... Tra l'altro ha tiratinato orecchie perché con le date mi ha fatto un po' impazzire. Vabbè, però dai, è stata una buona partita. Gliela concediamo. Loro comunque hanno tenuto bene il campo, infatti abbiamo sudato, però siamo stati abbastanza cinici sotto porta. Ma per la classifica cannonieri io non ho visto, mi dicevano che c'era qualcosa in Allora, ballo. Io adesso sono a meno uno, insomma, penso dal... Quindi con questa finale si potrebbe anche fare il salto, sì, di qualità. Sì. Grazie mille, in bocca al lupo.